Ciao ragazzi, sono Samu 04. Oggi sono qua per cercare dei video inquietanti da guardare insieme a voi. Video inquietanti, ok? Guardiamo se riesco a registrare lo schermo, ragazzi, con OBS. Ok, e voi vedete il mio schermo ora. E mentre voi state guardando il mio schermo, io ho cliccato adesso sul video e sentiamo. Cosa si nasconde nel tuo vicolo nel cuore della notte? Sentiamo. Questo video potrebbe sorprendervi. Pubblicato su YouTube da Taslock nel marzo 2021, questo filmato di sicurezza è stato registrato il 30 dicembre 2020, intorno La alle 4 del risoluzione mattino. Il video mostra non una è nostra perfetta, presenza con ovviamente. alcune motociclette e Scusate, bicicletta ragazzi, ho parcheggiate lungo tolto un il lato della attimo. strada che giacciono immobili nell'oscurità, almeno per il Ok. momento. All'improvviso qualcosa di invisibile decide di portare questa motocicletta a fare un giro. Infatti la moto esce bruscamente in strada girando sul posto. Ad un certo punto però rallenta la sua svolta, poi si spinge in avanti e continua il suo percorso prima di cadere su un fianco in mezzo alla strada. Potrebbe essere stato questo solo un malfunzionamento meccanico della moto o un fantasma si è reso conto di non avere abbastanza forza a metà del lancio? Potremmo aver appena scoperto la colonna sonora dei tuoi incubi. Pubblicato su YouTube da Calomei nel giugno del 2019, questa clip mostra un giovane in una cella di prigione con nessun contesto dato. Il giovane parla alla telecamera e nel bel mezzo del suo monologo lancia uno strano urlo ultraterreno come un velociraptor. Perché? Ebbene, gli youtuber hanno tantissime ipotesi. Ad esempio, Lord Woody pensa che l'uomo stia risucchiando l'anima del cameraman. Mi sono venuti i brividi, giuro. Questo video dimostra che il detto non potrebbe essere più vero. Una donna in Irlanda è stata minacciata tramite una lettera da un ex collega di lavoro. Lei, presa dal Era un sonno, urlo i circuiti incredibile. chiusi hanno ripreso la sua terrificante esperienza davanti alla telecamera. Dopo che qualcuno aveva dipinto di rosa le gomme della sua auto e messo qualcosa sui finestrini di essa che conteneva il messaggio "Ho vinto". La proprietaria della casa ha quindi installato una telecamera a circuito chiuso fuori dalla sua casa e ha catturato il suo collega di lavoro che ha affisso una lettera minacciosa sul parabrezza della sua auto. Ciò che è stato detto nella lettera è così inquietante che non posso dirlo qui. Per fortuna, una forza di polizia civile nota come Guardiani della Pace d'Irlanda è stata informata delle minacce dell'uomo e stava sorvegliando la casa della donna. Ciò che seguì fu un'escalata delle azioni dell'uomo. Infatti l'individuo è passato dalla casa con un piede di porco in mano ed è stato anche ripreso dalla telecamera mentre si avvicinava alla proprietà. In questo punto è stato anche scoperto che era in possesso di una corda e un nastro adesivo. Il sospetto è quindi stato affrontato dai protettori ed è stato subito arrestato. La donna dice che deve la sua vita a loro ed infine quest'uomo ha avuto ben 5 anni dietro le sbarre per le sue azioni. Originariamente pubblicato dallo youtuber Pil Koch, questo filmato mostra un'indagine paranormale. Durante l'esplorazione di un teatro infestato, Phil si rilassa su una sedia del teatro Vediamo. seduto da solo nella Abbastanza stanzetta. inquietante. L'inquadratura non mostra nessuno nel corridoio dietro Phil. L'intera fila è completamente vuota, ma mentre è seduto lì a guardare in avanti, il sedile trema avanti e indietro, come se qualcuno lo avesse spinto verso il basso per sedersi, ma poi avesse deciso di non farlo. Anche se non ha proprio visto il movimento, il suono spinge Phil a fuggire dalla scena, probabilmente senza alcun desiderio di un bis. Forse l'intero teatro è riservato ai Anch'io difensori, sarei quindi e la scappato, sua cioè io squadra sarei di scappato paranormali subito. hanno disturbato una Anzi, folla forse non ci comune. sarei Ma neanche una entrato. sondaggine di Phil sta guadagnando molto successo nella comunità di lingua spagnola. Infatti, durante le indagini, questa porta si apre proprio di fronte a lui e le persone affermano di vedere questa strana figura. Voi cosa ne pensate? So solo che certamente non mi avvicinerei mai più a tale porta. No, per favore, no. No, no, ragazzi, no. Non posso guardare. Ti senti come se Giuro, qualcuno ti stesse inquietantissimo. inseguendo? Dovresti probabilmente fidarti del tuo istinto. Pubblicato su YouTube da Mamma UpBeat mia, mi fa nel è febbraio rimasto impresso. 2019, questo video segue un motociclista che pensa ai propri affari sulla strada aperta. Indossando una GoPro riesce a catturare un camion bianco molto sospetto davanti a lui. Davanti a lui il camion si ferma sul lato della C'è strada un che a camion. questo punto sembra abbastanza innocente, ma dopo aver superato il camion bianco e dopo aver svoltato in una strada laterale, l'uomo vede il camion continuare
continuare, quindi il motociclista ritorna sulla strada Ah, lo principale segue e lo stesso praticamente. camion bianco ora più avanti accosta nuovamente, lasciandolo passare una seconda volta. Il motociclista inizia a chiedersi cosa sta succedendo, ma ancora più preoccupante pensa che il camion lo stia appunto seguendo. Sospetta infatti che l'autista stia cercando di registrare la sua targa per denunciarlo per qualcosa. Dopo un breve confronto, il motociclista gira a sinistra sulla strada bloccata, sostenendo che l'uomo stava annotando il numero della targa del ragazzo e sostiene anche che gli stava scattando alcune foto senza motivo. Mentre il video non arriva a nessuna conclusione concreta su ciò che voleva il camion bianco, il motociclista sospetta che abbia già avuto a che fare con lo stesso uomo più volte. Alcuni nei commenti pensano che probabilmente sia solo un boomer arrabbiato e che non ami quanto il punto sia rumoroso Vai, e non molto credo. giovane. Altri invece consigliano di entrare in una caserma di pompieri se ciò è Non credo comunque di che. nuovo, poiché aiuteranno chiunque Cioè, venga lo inseguito. signore potrebbe Inoltre, seguire secondo perché questo fa rumore una testimone, moto. avrebbe potuto avere No, motivazioni no, ancora più c'è solide. qualcos'altro. Voi cosa ne pensate? Stai andando in un ristorante sul mare stasera? Potresti vorrei riconsiderare. Pubblicato su YouTube da Ed Head nel marzo Porco cane. 2014, ha scritto Jill Freeland. Stava facendo una colazione questa mattina da Ci sono i Molise vetri, sì. con la sua famiglia e ha preso un po' O più di no? sale marino di quello che c'era sul menù. Edificio, ma purtroppo si sbagliano. Infatti l'acqua si schianta contro la finestra e il vetro Ah, si si è frantuma rotto. mentre gli spettatori urlano in preda al panico. Qualcuno dice con calma è ora Come di fa a andare rompersi un e ai vetro? clienti viene detto di lasciare il ristorante, cosa che fanno senza discutere. Sembra che nessuno sia rimasto ferito nell'incidente, ma sicuramente hanno visto in prima persona quanto sia indifferente madre natura al loro brunch. Madonna. Ditemi voi cosa ne pensate di sto video. Ci sta secondo me. Però li vorrei molto più inquietanti. Se vi è piaciuto lo stesso lasciate like. E io ve ne porterò altri se ne volete. E niente ragazzi, grazie mille.